Immaginate Klaus Kinski in una delle sue indimenticabili interpretazioni, calato perfettamente nei panni di Nosferatu, il principe della notte, accompagnato da una colonna sonora prog, dal suono intenso e dalle atmosfere immaginifiche, con un risultato che lega la voglia di sognare che suscita il cinema e il coinvolgimento emotivo del rock progressive. Tutto questo è Nosferatu il vampiro, il cineconcerto realizzato dal gruppo romano Rane Strane di scena al Teatro Palladium. Come nasce l'idea di Nosferatu il vampiro? Ma nasce di base dall'idea di fare un concept album, ovvero di narrare una storia unica, di fare un pochino come i grandi gruppi negli anni 70, come i Pink Floyd con The Wall, gli Who con Tommy, avevano fatto. Chiaramente non avendo un potere economico di produzione come quello di questi grandi colossi, abbiamo fatto il lavoro inverso, abbiamo preso un film d'autore preesistente come il Nosferatu di Werner Herzog e abbiamo costruito un'opera rock, un concept album su delle immagini preesistenti. Abbiamo scritto insieme le varie liriche, i vari brani, poi li abbiamo dovuti incollare insieme, li abbiamo incollati soprattutto alle immagini, lì è stata la parte un po' più dispendiosa a livello pratico e a livello tecnico. La pellicola che scorre è la musica che racconta la triste storia del protagonista, il non morto condannato a vivere in eterno, un film in cui non è mai il male a prevalere, ma solo l'amore. La scelta del film di Herzog ci sembrava adatta per appunto ricreare le atmosfere adatte ad una band comunque rock, progressive. E la storia è chiaramente molto conosciuta ed è questo remake famosissimo con grandissimi attori. E ci sembrava giusta per quello che volevamo raccontare, una storia comunque romantica, ma gotica per certi versi. Noi tutti nasciamo con il rock prog proprio dentro, nel DNA, quindi il fatto di aver ascoltato tutti più o meno la stessa fonte, quindi si parte dai Genesis, dai Pink Floyd, dai King Crimson, da tutta quella fascia musicale che ha accompagnato gli anni 70, fine degli anni 70. E in più la canzone d'autore. Quattro amanti della musica e del cinema che sono già addirittura d'arrivo con una seconda opera rock, stavolta ispirata a Shining di Stanley Kubrick, e che seguiranno ancora la strada del concept album cinematografico. C'è l'idea sempre di rimanere nei film d'autore, quindi può essere un film di David Lynch, un altro film di Kubrick, un film di Cronenberg. Sicuramente per il momento è ancora un film d'impatto, quindi un film famoso e conosciuto perché ci aiuta a fare in modo che le persone siano incuriosite da vedere questo film ultrafamoso messo in musica. Chiusa dentro al centro.